Bella gente, benvenuti nel mio canale. Oggi vi porto un argomento diverso, ma prima di tutto, se vi piace il mio canale, se vi piacciono i miei contenuti, mi raccomando, lasciatemi un like e iscrivetevi al canale attivando la campanellina, così vi campanellina, così vi arriva tutta la novità e cominciamo con il nostro argomento. Il nostro argomento è 4 cose che tutte le ragazze ricche economiche devono avere. Quarto, l'ho scoperto nel corso degli anni, io ho i capelli ricci, anzi, avevo i capelli crespi da piccola, ho fatto un trattamento lisciante fino al 21 anni, dopodiché ho deciso di lasciarli, basta, mi sono stufata, poi mi sono spezzati tutti e quindi ho deciso di non far più il trattamento e voilà, sono passata da così a questa chioma. Come vedete, ho fatto il trattamento perché a me piacciono i capelli voluminosi, a me non piacciono i capelli schiacciati e quindi tutti i miei trattamenti per avere i capelli così. All'inizio i capelli ricci mi venivano come venivano, nel senso io li lavavo, li pettinavo, li preparavo, un riccio mi viene bello, mi viene brutto, mi viene gonfio, viene meno gonfio, viene crespo, viene meno crespo, ma col passare degli anni ho imparato delle tecniche per darmi il risultato che io voglio, non quello che vogliono i miei capelli. Ok, credo che tante ragazze ricce mi possano capire. Io adesso sono contentissima e il risultato ce l'ho quasi sempre uguale. Dipende se provo dei prodotti nuovi che mi vengono dei risultati un po' particolari che poi posso modificare. Quindi ragazzi, la prima cosa in assoluto, soprattutto per le ragazze che vogliono i capelli voluminosi separati, è questa cosa qua. Un stricante, un separatore dei ricci. Questo cosetto qua mi ha cambiato completamente la vita. Ho lavato i capelli e sono andata a fare la passeggiatina con la mia bimba, quindi non l'ho asciugati col phon, l'ho asciugata al naturale. E adesso vado a usare questo separatore e veramente il risultato è ottimo. Gli do un bel po', poi rimane a me dove voglio il volume di più, voglio il volume di meno, perché a me piace proprio l'effetto pallone in testa, voluminosi. La differenza si nota abbastanza. La cosa, i pettini ragazzi, ci sono nel mercato una marea adesso che comunque è tornato di moda, il riccio, afro, e quindi ci sono nel mercato tantissimi pettini che non si capisce più niente quale serve, quale che non serve. Per quanto riguarda le ragazze che hanno i capelli come i miei o vogliono i capelli come i miei, io, guarda, da quando ero piccola ho sempre usato questo tipo di pettine, che guarda come è tutto consumato al centro, questo qua, è difficile che lo cambio con un altro. Io ne ho provati tanti nel corso degli anni, ne ho buttati via una marea, però questo qua è la base per me, questo pettine qua, costa 90 centesimi dei cinesi, l'ho visto l'altro giorno, questo qua è favoloso. Per chi vuole sapere come utilizzo questo pettine, comunque vi lascio sotto il video nella descrizione come uso questo pettine. Per quanto riguarda questo pettine qua, che va moltissimo di moda adesso perché si usa per arricciare i capelli, questo pettine è ottimo per le ragazze che hanno i capelli mossi, che vogliono dare i boccoli ai capelli. Per quanto riguarda le ragazze che sono come, che hanno i stessi miei capelli, che sono già ricci di natura, dà un tocco in più, però non è basilare, costa sul 12 euro, ne vale la pena sì, perché comunque io ce l'ho da 4 anni all'incirca, guarda i denti consumati, però ne vale la pena sì,
lo ricomprerei assolutamente sì, però non baserei completamente. Se io devo andare in viaggio e mi fanno scegliere tra questo e questo, io scelgo questo tutta la vita, perché con questo mi faccio venire ricci, separo i capelli, do il volume, creo il riccio proprio piccolo con questo qua. Questo qua fa la stessa cosa, però sotto la doccia mi strappa i capelli, invece con questo qua no. Quindi avete capito subito. La terza cosa che tutte le ragazze ricce devono avere è questo. Basta elastici di plastica, basta elastici di gomma, basta elastici, qualsiasi altro tipo di elastico. Questo. Buttate via tutto, regalate via tutto, usate solo, esclusivamente questo, perché questo qua i capelli si incastrano qua in mezzo e non vi rovina i ricci. Guardate, io lo uso in questo modo quando ho delle cose da fare a casa o vado a fare il mio corso di jiu-jitsu. Io lo uso in questo modo e non mi rovina i capelli, e togliendolo così, voilà, faccio così i miei ricci non sono rovinati e veramente ne vale la pena questi qua. Io vi parlo delle cose. La quarta cosa interessante che tutte le ragazze ricce devono avere, voilà ragazze, è la cuffia. La cuffia per fare quando facciamo i trattamenti per i capelli, quando siamo a casa, quando andiamo a dormire soprattutto. Io ho comprato questa qua che mi è arrivata da Amazon. Dopo vi lascerò il video quando sono arrivati. Queste due cuffie qua. Io l'ho scelto, l'ho comprata apposta perché ha questa, non so se si vede, ha questa cosa qua. Perché io ho la testolina piccola, Sigritucci, ho la testa piccola, quindi le altre cuffie mi starebbero grandi. E poi non mi piace l'elastico che mi rimane fino qua. Ci sono di varie forme, però a me piaceva questa qua. Sono appena tornata a casa e ho voluto farvi questo video. Mi preparo i capelli per la notte e vado a struccarmi. Come vedete mi piace questa cuffia, e soprattutto posso chiuderla alla chiusura giusta, perché a me non piace mettermi delle cose in testa che stringono o tirano o mi stringono la fronte, perché così voglio dormire bene, e quindi ho scelto questa cuffia in questo modo. Comunque costa, sono 9 euro, sono 2. Ragazze, ragazzi, spero che vi sono stata utile, spero che vi sono piaciuti questi consigli. Bella gente, se vi piace il mio canale, se vi piacciono i miei contenuti, lasciatemi un like, iscrivetevi al canale attivando la campanellina così. E soprattutto farò questa specie di rubrica, questa rubrica che farò i vari consigli per i capelli ricci, quali sono rimedi naturali, i primi 4-5 rimedi naturali che nel corso degli anni mi hanno dato soddisfazioni, quali sono ad esempio i trattamenti che vanno per per il viso, i trattamenti per il viso over 30, consigli qual è la miglior maschera che ho mai provato. Vorrei fare una specie di rubrica in questo modo e spero che vi piace. Bella gente, grazie di avermi seguita, seguitemi su Instagram e Facebook, tutti i giorni metto delle cose diverse. Bella gente, alla prossima e ci vediamo, e buona domenica a tutti, ciao.